Buongiorno, oggi è il 1° febbraio e rullo di tamburi. Rullo. Non è un rullo di tamburi, però va bene. Rullo di tamburi. Oggi esce su Rai Play Mare Fuori la terza stagione. Che bello! Cioè, io non vedevo l'ora. Dopo che mi sono rivista tutte e due le stagioni precedenti e poi su TikTok. Mi stanno a fare una capoccia tanta perché mi fanno gli spoiler delle cose che comunque già avevo un po' capito. Oggi finalmente esce su Rai Play. Ora io sono un po', come dire, sono combattuta perché non so se guardarli, non so se sia il primo episodio, due episodi, non lo so, però non so se guardarli su Rai Play e poi riguardarli il 15. Oppure aspettare, tenermi sta cosa, non guardare spoiler da nessuna parte e guardarlo direttamente il 15, insomma. Quindi, boh, oppure guardarlo oggi, insomma. Non lo so, sono un po' così adesso, ci sto ancora ragionando, anche perché stamattina ci ho avuto da fare, nel senso che ho messo a caricare il video della pizza, anzi, fatemi sapere perché allora in quel video è successo un po' un casino, nel senso che tra il farle e il mangiarle, perché poi comunque era ora di cena, c'avevamo fame, questa è la verità, c'avevamo fame, insomma, ci siamo scordati di parlarvi proprio del fornetto. Però se a voi interessa, basta che mi commentate qui sotto e io praticamente vi parlerò del fornetto, anche perché ho visto tantissime recensioni anche su altri fornetti e più o meno siamo tutti sullo stesso mood di utilizzo, ecco. Comunque, poi un'altra cosa che vi volevo dire, ieri sera girando nella televisione, aspettando che iniziasse Boomerissima, cioè tanto de cappello, cioè uno spettacolo. Io non mi ricordo da quanto tempo è che non vedevo un programma così, cioè mi sono divertita da morire, ho cantato, ho ballato, ho riso, cioè bello, 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 bello. Poi io amo la Marcuzzi. E quindi, insomma, a me è piaciuto. Poi c'era la Barale che io adoro, vabbè, comunque, queste sono sottigliezze varie. Aspettando Boomerissima, guardando su Food Network, ci siamo imbattuti in un programma molto carino che è fatto da Manuel Baiocchini, non mi ricordo. Comunque, vi lascio il suo Instagram qui sotto. Che si chiama Casa Baio. Praticamente in questo programma noi siamo incappati nella puntata praticamente dove fa vedere un menù per bambini e nel suo menù praticamente c'era una carbonara per bambini. Allora l'abbiamo guardata e ci è talmente tanto piaciuta che secondo me non è un piatto solamente per bambini, ma è un piatto per tutti perché c'era talmente tanta roba buona dentro quel piatto. E poi era bilanciatissimo, che ho deciso praticamente io da sola, così, ho deciso di rifarlo e speriamo che piaccia a Alessandro, perché con Alessandro ho un problemino in questo periodo, cioè non mi mangia le verdure. E questo è un problema perché il fio sta praticamente lievitando, non gli entra più niente e se non si mette a dieta praticamente fra 2 mesi dovrò ricomprare i vestiti che gli ho comprato un mese fa. E no. Non si può fare. E questa cosa non si può fare. Quindi voglio appunto fare questa carbonara per bambini che è fatta da zucchine con un uovo strapazzato, prosciutto cotto e scaglie di parmigiano. Ora comincio a prepararla perché comunque è 1:50, quindi i bambini stanno per arrivare tra una mezz'ora. Comincio a prepararla e poi quando è pronta, che vengono i figli, la impiatto e vi faccio vedere la loro reazione. Speriamo che sia positiva perché se no mi tocca inventarmi qualcos'altro per il pranzo. Quindi vado. Allora, la pasta finita è così praticamente. Io ancora devo mettere scaglie di parmigiano. Non ce la metto io. Praticamente c'è zucchine con l'uovo e prosciutto cotto e parmigiano. Eccolo qua. Adesso vediamo la prova. Allora, aspetta. Aurora che dice? Boh.
Aurora diciamo che mangia tutto e dice che è buona, quindi è un buon giudice, come si dice? Vabbè. Ora vediamo Schifignoso qua. Dai, voglio vedere se c'è il coraggio di fare tutte le scene che fai di solito. Già la vedo la faccia. Com'è? Dai, seri ora, però a parte scherzi. Com'è? Ci pensa un altro po'. Assaggia Non un altro ci ho pezzetto. mangiato senza niente, sto E allora devi prendere un pezzo con... Non fregà, su, non ruba. Ci devi mettere tutto, ci devi prendere un pezzo con zucchine e prosciutto cotto. Ok, vai. Mamma mia. Quanto è schifignoso, ragazzi. Quanto è schifignoso. Com'è? Ok, a lui mi piace, perfetto. Ma lo sapevo perché con le zucchine Che vuoi a dell'assaggio posto. del babbo? Questa è la mia. Buon appetito. Poi abbiamo il pollo, non è che muore di fame adesso. Tu che dici com'era? Buona, era finita. C'è un'altra pochina. Buona perché è completa, c'è tutto. È arrivato Herbalife, roba sua. E io ho approfittato. Ho preso un po' di shake, questi, perché adesso c'ho bisogno un attimino di calare un po' di peso. E quindi ho voluto provare gli shake questi di Herbalife perché ne parlano tutti benissimo. Ne abbiamo presi di diversi gusti e ora vediamo se funzionano, ve ne parlo, se no rimane così. Lui si è preso un po' di cose per l'attività sportiva. Si è preso questo qui che è un post workout. E questo invece che è un pre-workout con Cristiano Ronaldo, è lo, diciamo, lo sponsor, quello che lo sponsorizza. Le barrette, poi lì dentro, non ci crederete mai, ci sono tutti. Aspetta che, se no non si vede. Ci sono, sì, vabbè, questi poi sono i libri che legge lui. Ci sono praticamente le patatine proteiche. Con proteine del pisello, quindi particolarmente anche vegane, indicato per i vegetariani, non per i vegani, quindi vuol dire che dentro c'è qualcosa che non va bene per i vegani. Al gusto, cipolla e crema di E cipolla, crema acida, crema acida e cipolla, panna panna acida e acida e cipolla. cipolla, ok. No, voglio vedere come so dentro, sa. Perché la scatola è gigante, quindi quando l'abbiamo ordinata non pensavamo che così. Ammazza! Voglio Oh, mangiare. i nostri aperitivi! Ah, ma so tipo le gallette! So Io ce l'ho patatine! assaggiate, Herbalife, mai fregato sono stavolta! buone tanto. Mai fregato! Perché io pensavo che erano proprio patatine, invece no. Sono le cose, sono tipo gallette. Vabbè, che fa l'aperitivo? Con non so che cosa, perché l'aperitivo qui Con non si va l'acqua. più fa, quindi niente, non è vero, l'aperitivo si continua a fare lo stesso. Una gioia della vita, bisogna pure farla. Allora, ragazzi, oggi è mercoledì, come tutti i mercoledì, i pomeriggi, il nostro pomeriggio è strapieno di cose da fare. Volevo precisare una cosa. Allora, io ho messo, che poi devo dire la verità. Mi scoccia pure precisa sta cosa perché mi sembrava una cosa talmente chiara, talmente evidente, talmente che non capisco perché io debba precisare questa cosa, però lo faccio. Metti caso che. Allora, io ho messo, come vi ho fatto vedere prima, oggi a pranzo abbiamo fatto questa benedetta pasta, che altro non è che un piatto che io ho visto ieri sera in un programma televisivo che si chiama Casabbaio e la chiamava Carbonara del Bebè. Ora, io ho messo, oltre a farvi vedere qui il risultato, ho messo uno shorts per farvi vedere
bene i, diciamo, gli ingredienti, ok? Va da sé, ragazzi, che quella non è una carbonara. Cioè, io vedermi sotto lo shorts commenti tipo "sono di Roma, io che sono di Roma, questa non è una carbonara". Ragazzi, ma lo so benissimo che non è una carbonara, perché pure io so di Roma, cioè non, cioè, proprio non andiamo nelle cose proprio stupide così, no? Cioè, lo so benissimo che non è una carbonara, ma ancora peggio, è che non gliel'ho messo io sto nome a sta pasta. Cioè, è un tipo di piatto che ho preso da un'altra persona. Lo so benissimo che non è una carbonara. Io lo so come si fa una carbonara, anche perché come la faccio io? Non la fa nessuno la carbonara. Quindi è inutile che mi scrivete "non è una carbonara, io sono di Roma, non è assolutamente una carbonara". Lo so, anche io so di Roma, lo so che non è una carbonara. Stai tranquilla, baby, che non c'è nessun problema. Stasera cena velocissima, un po' perché Adriano non c'è da pace. E un po' perché, boh, così, ci andavate sta un po' leggeri. Crostini col prosciutto, che sto facendo anche con la mortadella per loro. Insalata e finocchi. E basta. Forse un po' di skyr dopo. Che dici? Ok. Buon appetito e buonanotte. E buona partita per noi, vero? Sì.